siamo al passo della Presolana, a quasi 1300 metri, siamo all'imbocco di uno dei principali sentieri che salgono nella parte sud della Presolana, il sentiero che è stato recentemente sistemato e predisposto per ospitare anche il cammino di persone ipovedenti. Saliremo verso il rifugio Carlo Medici ai Cassinelli e poi proseguiremo per il sentiero delle Capre alla volta del rifugio Rinolmo. Siamo di fronte al lato sud della maestosa Presolana, la regina delle Orobie, e questa mattina vi accompagniamo appunto sui suoi pendii bellissimi e cammineremo insieme. Siamo vicini al rifugio, quindi a quota 1570 metri, e da qui è possibile vedere praticamente tutto il versante sud della Presolana. Infatti vediamo da sinistra la Presolana di Castione con un intaglio che la divide dalla Presolana occidentale, poi c'è la Presolana centrale, celeberrima con il suo spigolo sud, la Via Longo, una delle più famose e ripetute vie di arrampicata in Presolana. Poi la Presolana orientale ed il Visolo. Tra la Presolana centrale e quella orientale possiamo vedere il canalone Vendotti, memore infausta della tragedia avvenuta nel 68, dove una slavina si staccò e travolse e uccise 7 giovani alpinisti di Clusone e dell'Alta Valseriana. E niente, questa è una zona dove il cuore si apre, perché la vista, come vedete, è veramente bellissima, e proseguiamo il percorso. Sì, qui si parte presto la mattina, la gente, soprattutto quelli che vanno a arrampicare, partono molto presto. Io alle 5:30 devo già iniziare a fare i primi caffè, devo prepararmi prima, fare le moche, insomma la vita del rifugista. E poi lo sciame continua un po' tutto il giorno. Questa conca negli ultimi anni, soprattutto dopo l'abbraccio, l'immagine di questa conca è girata moltissimo. Molti la vogliono raggiungere, molti di quelli che mi chiedono della conca non sanno neanche dove si trovi, perciò partono dall'immagine, vedono l'immagine in giro sulle riviste e mi chiedono come si fa a raggiungere. Tante volte devo spiegare anche come si arriva a Bergamo. Io ho il sentire anche di altri colleghi in altre zone, in altre, che non mi confermano su tutto l'arco alpino questi dati, però qui da noi c'è una forte ripresa del turismo e del turismo in montagna. Ma soprattutto c'è questo fenomeno, i nostri giovani, i giovani delle valli hanno ripreso ad andare in montagna ed è secondo me una delle cose più belle e più confortanti, perché è un fenomeno che è destinato a crescere ma soprattutto a rimanere. Sì, rispetto all'anno scorso soprattutto inizio a vedere qualche tedesco in giro, qualche inglese, noi abbiamo qui una comunità di inglesi che sono clienti affezionati che vengono giù nella conca, e anche qualche polacco, che sono grandi appassionati di montagna. La domanda che ci viene chiesta, oltre alla password del wifi, di solito mi chiedono se ci sono i ghiaccioli gelati. Io non ho neanche frigoriferi, noi funzioniamo tutto con i pannelli solari. E poi è logico, nella massa, ma io li perdono, mi vengono fatte le domande più disparate, il ghiaccio per il mojito, di tutto, proprio di tutto, non è, però vabbè, è logico. Chi affronta per la prima volta questi luoghi non ha idea di che cosa sia, non ha idea delle difficoltà che si hanno. La nostra struttura è una vecchia baita
E come scelta, anche con il CAI, non vogliamo trasformarla, non vogliamo che diventi altro, vogliamo che rimanga tale, una vecchia baita che dà questo servizio di rifugio. Portare su anche tutti gli impianti potrebbe essere bene, potrebbe essere male. Vedremo nei prossimi anni. Fenomeni curiosi rispetto alla gente, alle richieste delle persone, ce ne sarebbe da scrivere due enciclopedie. E la leggenda dell'escursionista con l'infradito? A me è capitato di peggio, uno che scendeva dalla ferrata della porta al buio con le Crocs. Forse ho battuto l'infradito. Siamo all'intersezione del sentiero delle Capre con il sentiero che sale dal Colle della Presolana. È un punto panoramico molto bello, direi ideale per una bella sosta panino. Già qui l'escursione potrebbe essere il punto d'arrivo di una bella escursione. Comunque, adesso aggireremo il Monte Corzene che ci sta qui sopra, proprio seguendo il percorso del sentiero delle Terre Rosse, che a mio avviso è uno dei percorsi più panoramici qui in Presolana, permette di avere squarci di vista sull'alta Val Seriana, sull'altopiano di Clusone e anche sulla pianura, si può vedere la pianura. Poco più avanti potremo vedere anche il lago d'Iseo, che in questo momento è coperto dal Monte Colombina. Appena percorso il sentiero delle Terre Rosse, qui siamo al Buono Notte, era famoso come Passo degli Agnelli, proprio perché i pastori facevano passare le pecore qui e per il fatto che dovessero passare obbligatoriamente una alla volta li contavano e poi si addormentavano a forza di contare pecore. No, scherzo. Comunque ecco il Passo degli Agnelli e poco sotto siamo arrivati al rifugio
Rinolmo. Abbiamo lasciato la vallata della Valle del Campo e siamo qui adesso alla Malga Olone, dove c'era una vecchia baita che poi è stata trasformata nel rifugio, e al peggio della Valle Olone. Infatti qui sopra abbiamo il Monte Olone. Niente, questa è praticamente, poi le acque proseguono verso la Valzurio. Qui sotto c'è la famosa zona del Möschel, che attraverso la quale, attraverso il Möschel, si può raggiungere comunque il Rinolmo, il rifugio. Soprattutto la gente viene per mangiare in questo rifugio, viene per, diciamo, come meta, è come meta questo rifugio. Vengono, mangiano, magari dopo tornano nel pomeriggio. Nel nostro programma di gestione c'era anche l'apertura nella parte invernale, nel solo sabato e domenica, meteo permettendo. Più facciamo l'apertura continuata dal 15 giugno al 15 settembre, metà giugno, metà settembre, tutti i giorni. Sta andando abbastanza bene, il meteo ci sta aiutando, la gente arriva, molta gente, sabato e domenica soprattutto, abbastanza rispettosa delle regole che ci sono adesso con la mascherina e il distanziamento. Allora, qui in rifugio ci sono io che sono il gestore, poi abbiamo qualche dipendente, un paio di dipendenti, più adesso molti amici che mi stanno dando una mano anche solo a trasportare il materiale al rifugio, visto che qua non arriva strada, e ho molti amici che quest'anno mi stanno aiutando molto. Abbiamo una camerata unica per tutti, sui letti sono stati divisi un po' con delle tende per avere un po' più di privacy. Abbiamo 16 posti pre-Covid e adesso con la nuova normativa abbiamo disponibili 8 posti. Quest'anno il CAI sta, con un contributo della Regione Lombardia, sta costruendo dietro al rifugio un bivacco invernale, una ventina di metri quadri, poi sta sistemando la parte, diciamo, fognatura, e poi verranno cambiati tutti i materassi e coperte e guanciali con materiale ignifugo. Faremo anche quest'anno, come l'anno scorso non è stato fatto, come 2 anni fa, uno sherpa vertical, olmo sherpa vertical. In cosa consiste? La gente arriva, quest'anno lo faremo da Malga Campo, che è un po' più vicino al rifugio, carica il peso che vuole, materiale per il rifugio, arriva al rifugio, ci porta materiale, ci fa rifornimento, verrà data una bibita, un piatto di pasta, un panino a tutti quelli che arrivano, e così si capisce un attimino anche come funziona l'approvvigionamento nei rifugi, le difficoltà di approvvigionamento nei rifugi. Siamo risaliti al Passo degli Agnelli, poi abbiamo imboccato il sentiero che sale verso il Passo di Corzene,
e il passo Pozzera sotto le Corzene. Qui siamo nei pressi del Cristo dei Ghiaioni, siamo a 2020 metri e la giornata tiene ancora, per cui si continua. Questo è uno dei punti più panoramici al di sotto della Presonone. Beh sì, qui possiamo vedere anche il lago di Iseo, la pianura, gli Appennini e anche le Alpi, il Monte Rosa e anche parziale catena delle Orobie, il gruppo delle montagne della Val Canale, l'Alben in fondo che chiude l'altra valle. Sì, merita un bel riposo anche qui, a osservare, rilassarsi guardando questi bellissimi spazi. Siamo al passo di Pozzera, 2126 metri, che ci mette in comunicazione adesso con la Valle dell'Ombra e da qui riusciamo a vedere tutta la facciata sud della Presolana di Castione, occidentale, del Prato, centrale e Visolo. L'orientale è leggermente coperta perché è delineata. Siamo a quota 2126 metri e sino a qui è sentiero. Si può proseguire alla volta della Grotta dei Pagani e per gli escursionisti più preparati si può salire alla vetta occidentale per la via normale, che non è una via comunque banale, salirci è alpinistica e da qui raggiungere dalla Grotta dei Pagani in circa tre quarti d'ora raggiungere la vetta. Oltre la Grotta dei Pagani finisce l'escursionismo e inizia l'alpinismo, perché salire in vetta alla Presolana, anche per la via normale, comunque è una salita alpinistica che presenta dei passaggi di terzo grado inferiore e niente, bisogna essere in grado di arrampicare, perché ci sono tratti proprio in cui si procede anche con le mani aggrappate alla roccia. E comunque diciamo che sì, finisce il percorso escursionistico e inizia quello alpinistico. Qui è importante sapersi dosare, conoscersi, avere l'attrezzatura adatta, vedere di capire se il tempo volge al peggio, perché ci si addentra in una salita alpinistica dove se si viene colti dal brutto tempo possono anche iniziare seri guai. La montagna, quando è travolta dal brutto tempo, cambia radicalmente. Ecco. Siamo a quota 2200 metri, la
grotta di Pagani, esatto, qui finisce il percorso escursionistico e per chi vuole proseguire per la vetta inizia il percorso alpinistico, ci si arma di imbrago, casco e per i meno esperti con una corda che è sempre utile per la discesa. Questa grotta è fantastica soprattutto d'inverno, è sempre bella, bella fresca, c'è anche l'acqua, c'è una fontana dalla quale si può prendere acqua, ma d'inverno è decisamente fotogenica, perché fotonica, perché si riempie di stalattiti e stalagmiti di ghiaccio. Con le slavine spesso e volentieri l'apertura si riduce ad un pertugio, perché c'è veramente un accumulo di neve all'ingresso e niente. Mi sento di avvisare tutti gli escursionisti che salgono sin qui di tentare di stare sostare sulla a monte, vicino alla parete, non all'esterno, perché siamo proprio sulla direttiva di salita della via normale e piuttosto frequentata, e dove la caduta di sassi è anche frequente, e i sassi che cadono proprio nelle vicinanze qui della grotta. Siamo qui alla Cappella Savina, siamo a quota 2050 e se è doveroso un pensiero a chi ci ha preceduto. Comunque siamo in un balcone privilegiato, un balcone proprio ai piedi del versante sud, alla parete della Presolana del Prato e la Presolana Centrale, dove si snodano e si articolano percorsi alpinistici di ogni difficoltà, dai più classici come lo Spigolo Sud, la Via Longo, la Via Bramani, e a tantissime vie sportive venute poi create negli anni a seguire sui torrioni della Presolana del Prato. È bello anche sostare in questa zona, proprio anche a godersi il panorama e osservare le varie cordate alpinistiche che si cimentano proprio su queste vie. Qui sotto, proprio 50 metri qui sotto, c'è il nuovo bivacco Città di Clusone, e anche lì una sosta è d'obbligo, perché è anche una struttura molto molto accogliente.